Filippo Turetta ieri ha incontrato i suoi genitori per la prima volta da quando è stato condotto nel carcere di Verona. A mezzogiorno il grande cancello del penitenziario di Montorio si apre, Elisabetta e Nicola entrano in auto, non hanno borse con loro, avevano fatto avere al figlio nei giorni scorsi tutto quello di cui aveva bisogno. Dopo le perquisizioni vengono portati nella sala dei colloqui, non vedono il figlio dall'11 novembre, la sera dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Quando entrano la sala è vuota, poi viene portato il figlio che appena li vede li abbraccia e scoppia a piangere. Un lungo abbraccio e tante lacrime durante tutto il colloquio lo testimoniano i molti fazzoletti accartocciati rimasti sul tavolo. Il colloquio dura un'ora, nessuno sa cosa si siano detti, ma sembrerebbe che Filippo fosse sollevato dalla presenza dei genitori, che all'arrivo in carcere erano spaesati e angosciati. Nella semplicità della loro vita mai avrebbero immaginato che un giorno avrebbero dovuto scegliere di non abbandonare il loro primogenito, reo confesso di un delitto atroce. E la paura di Filippo era proprio quella che i genitori non volessero più vederlo. Aveva chiesto fin da subito di incontrarli. Il giudice aveva dato il consenso, ma Elisabetta e Nicola mercoledì mattina avevano annullato la visita. Non erano pronti ad incontrare quel figlio che credevano perfetto e che a 21 anni è diventato un assassino. I genitori hanno atteso anche il lungo interrogatorio di venerdì. Filippo è consapevole di quello che ha fatto e dei reati di cui è accusato. Ha parlato per 9 ore con il PM. Ho ucciso la mia Giulia perché era solo mia e non poteva essere di nessun altro. I genitori di Filippo lasciano il carcere poco dopo le 13, ringraziano le guardie penitenziarie e vanno via, atterriti come al loro arrivo, mentre qualcuno gli sussurra: fatevi forza.